Bella ragazzi, ciao a tutti e benvenuti con questa nuova parte su Spiro. Questo. L'altra volta abbiamo completato il robo delle scimmie. Va bene, vada, partiamo bene. Questo tizio qua ci chiedeva 55 libellule da prendere, ne abbiamo 60. Il che comunque, ci stavo pensando, non sono tantissime. Bisogna completarli al 100% praticamente, senza pensare alle gemme, ok, però almeno le libellule bisogna prenderle. Ed è una cosa strana. Cioè, negli Spyro classici mi ricordo che c'era comunque una roba del genere. Però era tipo per un livello. Cioè, per il livello finale segreto bisognava completare tutte le uova. Se vogliamo pensare al 3. Se vogliamo pensare al 2 c'erano le gemme da prendere. E anche lì per l'appunto c'erano per un livello segreto il finale da prendere tutte le uova. Da prendere tutte le gemme. Quella gemma camminava? I ricchi stregoni hanno trasformato il nostro tesoro in mostri. C'è niente che puoi fare per aiutarci? Per aiutarci? C'era una gemma che camminava. Fai attenzione, si mormora che ci siano certi ripti in quest'area, immuni al soffio di drago. Tuttavia, ho saputo che possono essere sconfitti con le loro stesse armi. Però deflettere i loro attacchi con lo scudo d'ali. Ma che... come si fa? Ah, scudo d'ali L2 più R2? Allora, è una roba che mi pare che ho sbloccato. Bello! C'è la parata, non lo sapevo. Oh. Aspetta, ma queste qua sono... sono gemme? Sono nemici? C'è gemme che camminano, sono nemici? Oh, shit! Allora, fammi capire un attimo cosa fare. Allora, sì, mi metto davanti, paro. Fai qualcosa? Non sto deflettendo niente. Ma no, è immune, è proprio immune. Boh, vabbè, tre quarti d'ora per cercare di colpirlo. C'era scritto 9 mancanti. Mi sa che sono 9 da prendere ancora. Non so perché cosa, probabilmente o per darti la libellula, quella tipo extra. O che cacchio ne so, penso che mi diano la libellula. Però già mi sta sulle palle come cosa, perché tipo ci ho messo 40 minuti per cercare di deflettere il colpo. Perché c'è la cosa che si muove? Che cacchio, dai, cioè... non si inquadrano neanche. Parte un colpo e lo spara nel casino. E ho skippato un livello. Palude miele. E vabbè, speravo che si andasse da quella parte per andare avanti. Però fa lo stesso, dato che appunto ce ne chiedeva un tot. Allora forse non sono appunto solo 5, ma sono 15. Cioè sono 15 libellule extra che avete. Perché ci sarebbero appunto le altre 10 del... palude miele. Però devo ammettere che la roba dei ladri hanno un proprio livello, o comunque sono una tribù e devi aiutare anche loro, che per carità però ci sono anche loro che ti rubano la roba, e per appunto c'erano i ladri prima, vabbè, nel 3 che ti rubavano le uova, ma qua ti rubavano altro. Cioè, ne ho sconfitti alcuni, però mi piace proprio che abbiano un livello dedicato. Cioè, ci sta un sacco. Questo è carino. È carino anche proprio il fatto che ci siano dei barili che si... Ma vedete dove lo spara? Ma raga, sto a mirare lui. Se mi metto così? No, niente. Ma com'è possibile sta cosa? Oh, cioè, imbarazzante. Neanche a dire che mi devo spostare nella direzione giusta. Boh, non si capisce un cacchio. Almeno dimmi dove cacchio mi devo mettere, perché veramente non capisco. Cioè, me lo deflette da tutt'altra parte. O c'ha le ali quadrate. Ok, comunque stiamo continuando a salire. Non so per quale motivo. Cioè, è un covo per l'appunto dei nemici, ma non capisco come è fatto. Mi sembra molto molto semplice comunque. Cioè, è tutto... c'è una stanza, sali sopra, e un'altra stanza, prendete, circolare, dove da una parte hai le gemme e dall'altra si va avanti. È tutto un così. Ah, cacchio, è vero, tra l'altro non ho ancora preso una libellula. Cioè, c'è una qua, ma gli altri non le ho ancora prese. Sono comunque 10, nonostante le gemme siano meno. Te mi devi parlare, amico mio? A posto? Ah, ok. Hai preso Carlotta. Stava dormendo, perché mi sa che non aveva capito che ero lì dietro di lei. Allora, forse posso defletterlo. Nel senso, penso di aver capito che se mi sposto più verso sinistra, cioè se il corpo di Spiro è rivolto verso sinistra, allora lo respingerò più verso destra e viceversa. Ma non capisco il quanto e il come, perché per l'appunto va un po' sempre a casaccio. Però posso giostrarmela un pochettino almeno. Cioè, non è proprio fatto a caso. No, in realtà sì, però... Hai preso Jordan. Jordan! Non è Jordan, Jordan!
Per ora devo dire 2 su 2 sono nomi plausibili. Buttiamoci subito, andiamo a fare il livello segreto qua. Occhio a scherzare con Jordan, perché vi mette le mani addosso, fa una strage. Questi sono i famosi territori di gara noti come circuito Oasi. Puoi raccogliere due sfide, corsa ostacoli a tempo e gara contro i campioni locali. Va bene, corsa ostacoli a tempo. Questo è il classico. Anelli, ladri, cobra e infine salva i cammelli. Ecco, questo tipo di sfide qua, se lo avessero fatto nel 3, piuttosto che metterne uno ogni tanto. Perché nel 3 di queste qua ce n'era una a mondo ed erano 4 mondi, non era il massimo. Allora, il prossimo sono i ladri. Questi? No, questi sono i cobra. Era anelli, ladri, cobra. Vabbè, fa lo stesso. Cioè, vedete che comunque alla fine sono sempre le stesse cose, no? Cioè, sono 4 tipologie da fare. Anzi, qua ti dicono tra l'altro l'ordine, invece di là magari te lo dovevi studiare un pochettino. Ah, salve i cammelli è inteso come investili praticamente. Va bene. Anche se questi qua sono dei dromedari, ma quello è un altro discorso. Allora, cammelli presi. Ora mi mancano i ladri. Dove che stanno? Sono sti robi volanti? Ah, va bene. Però per l'appunto, cioè, se avessero fatto sta roba nel... No, ho perso. Il discorso del percorso da fare, come ti dico loro, è perché probabilmente non riesci altrimenti, o non lo so. Cioè, hai proprio l'ordine che se non segui hai perso. Però vederne di più di questi livelli in un 3, cioè in uno Spyro 3, vedere di più di questi livelli mi avrebbe fatto piacere. Ma proprio anche per una questione di ogni livello era diverso e quindi ogni livello aveva dei nemici, aveva degli scenari diversi. Io avrei apprezzato. Sì, comunque ho perso un sacco di tempo per colpire sti cosi, eh. Vabbè, finora i livelli sono stati intuitivi. Mi hanno sempre detto, ok, guarda, segui quest'ordine che è meglio, e l'ordine effettivamente era carino. Qua, dopo i cerchi, io sarei andato sui cobra, infatti, come prima, poi però ho sbagliato. Yes! Let's go! Poi a 0-12. Oh, per carità! Io, mentre giravo per sconfiggere i ladri, ne ho mancato uno. Cioè, il mio colpo non è andato a centro. Ma mi sembra un po' troppo punitivo a 0-12. Vabbè, sono rimasti impressionati e ho preso sta schifezza qua. Hai preso Ramello. Non è un nome, credo. Non ho mai sentito Ramello. Però io spero che loro abbiano fatto delle ricerche del tipo, questi sono dei nomi, Ramello. Va bene, facciamo la sfida contro i ladri, che suppongo, vabbè, sia in volo chiaramente. Credo che ci sia sempre da lanciare anche qualcosa ogni tanto, possiamo sparargli addosso. Sappiamo già che sono molto tosti, quindi vediamo di prendere subito i razzi e di sfondarli. Mi pare di aver visto una scorciatoia. Aspetta un attimo, perché dentro... Cioè, tipo, si può passare dentro un tunnel. Ci puniranno per questo, per averla saltata già il primo giro. Quindi, vabbè, fa lo stesso. Intanto sta un quarti, secondo giro. Non va bene per niente. Ok, guarda, 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 guarda. Se io prendessi questa, non so dove uscirei. Però siamo terzi. Buono. Chiaramente andava fatto dal primo giro. Cioè, se non avessi saltato quella lì, probabilmente avremmo già recuperato anche gli altri. Là ne vedo uno col turbo. Guarda come va, decolla. Sì, sono secondo, ma questo è il finale. Porca vacca, cioè, sto gioco è veramente punitivo. Gli hanno fatto una difficoltà punitiva a bestia. No, cioè, boh. Nel 3 dove hanno messo queste sfide qua non era così complicato. Non è che dovevi fare tutto perfettamente, eh? E poi, bastardi, i missili ve li danno dopo. Cioè, i missili ve li danno al secondo try. Dicono, ah, ok, non ce la fai, allora tieni, prendi i missili così puoi bombardarli, divertiti. Ma non funziona così. Non li prendo, stronzi. Ecco perché l'altra volta, cacchio, non li avevo visti in giro e ho detto, boh, ma io mi ricordo che c'erano i missili. Perché te li danno solo al secondo try. Attenzione, il sorpasso! Il sorpasso al primo! Anche l'ultima curva! Ma è bello! Ma è bello! Perché prima ho perso perché ho mancato un cerchio. Vabbè, ma sta roba è veramente imbarazzante. Cioè, quei comandi che ci sono, proprio comandi da cani, ti mettono i cerchi dietro i razzi, quelli da sparare, dietro i power up, diciamo, le spinte. E devi prendere le spinte, cioè, o prendi la spinta e manchi il coso, o prendi la spinta e tipo derapi e poi devi riderapare dall'altra parte per riprendere l'altro. Cioè, tipo un pezzo è da pazzi. Neon non l'avevano già preso, non era uno? Boh. Cioè, tipo c'è un pezzo, razzo, anello, razzo, anello. Cioè, devi fare tipo così.
Il problema è che in questo gioco, cioè, come cacchio fai con questi cacchi di joystick che non porca? Cioè, veramente, c'hanno un, hai un attimino il tocco che gli dai per dire spostati un minimo, gli dai un tocchettino, ti va da tutt'altra parte. Boh, ti cambia il livello tra un po'. Allora, deflettimi sto coso. Se riesci per favore ad illuminarmi anche, grazie. Che già ci metto tre quarti d'ora ad ammazzarne uno, quindi per favore andiamo avanti, eh. Ma però cacchio, mi dispiace perché ho saltato un livello che non ho visto, quanto pare. Perché se avessi visto che era più raggiungibile o che ne so, cioè io ho visto 55 per sbloccare il nuovo, ho fatto qualcosa e, ed eccomi qua, però non pensavo ci fosse un altro livello da qualche parte. In realtà ne ho visto uno da qualche parte, ma non so se l'abbiamo già fatto o se è uno nuovo. Però vedendo anche la linearità della situazione, pensavo che là sopra possa andarci. Adesso vediamo. Vedendo la linearità del mondo, pensavo che appunto questo fosse quello dopo. Ma è perché non mi sono condizionato dal nome. Se avessi visto il nome, magari questo ora avrei preso quello giusto. Non so se è lì veramente. Vabbè, mi è andata bene. Ah, sei uno dei nostri. Ok, scusa, non volevo bruciarti. You. Se potessi nuotare, mi immergerei sott'acqua e premerei l'interruttore per aprire quella porta. Va bene, ma perché parla il serpentesimo? Sfortunatamente ho dimenticato le mie pinne. Ehi, forse puoi... Sì, lo faccio io. Che è successo? L'addetto delle pulizie della piscina. L'addetto delle pulizie della piscina. Ma perché ce l'avete? Vabbè, io vado giù, eh. Dov'è l'addetto? Non dirmi che è uno squalo l'addetto. Qua non c'è nessun addetto. Non è che si è licenziato. Non capisco poi quale interruttore. Questo? Ah, questo è un interruttore. Ok. Allora spero che... Aspetta, c'è qualcuno sopra? No, quello è un'ascia. Ma dove cacchio sta l'addetto? Niente, boh, questo è il quarto. Ma per me è morto. E lui l'ha detto? Aspetta, forse lo... No? Ma non c'è nessuno addetto, si è licenziato. Va bene, dai, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Se lo sono scordato, boh, non so. Avrà voluto fare la gag. Cos'è questa chiave in mezzo al niente? Cioè, neanche a dire che dovevo combatterla per... Cioè, boh, lì, poggiata lì in volo, poggiata neanche. Io non lo so, ogni tanto veramente rimango allibito dalla quantità di... lacune che mancavano. Ma si è buttata. Ma guardala lì, bastarda. Ma mi tocca andare giù per prendere una gemma da due. Per favore, fate finire sta sofferenza. Ma poi mi mancano un sacco di libellule. Cacchio, stai a vedere che non me le andate perché non ho parlato col tizio tipo adesso. E mi dice se li accendevi ti davamo la libellule. Tanto ne ho persi un sacco così. Ma posso sapere dove cacchio sto andando? No, cioè per chiedere, giusto una domanda? Veloce, veloce. Ah, c'è una libellula qua. Ciao, bella. Hai preso Martin. Martin. Luther? No, tra l'altro in sto gioco ci stavo facendo caso adesso, ma veramente è una cosa assurda. In sto gioco ci sono un botto di gemme. Ma il problema è che non è tanto le gemme in sé, il problema è che sono tutte gemme da 1 e da 2. E quello è il problema. C'è un po' di varietà, cacchio, nel senso da dire, oh, gemme blu, gemme gialle, non so che cacchio di colori c'erano, adesso non mi ricordo. Però c'erano un sacco di colori, non troppi in realtà, vabbè, fa lo stesso. Però, per dire, che poi, no, aspetta, perché mi pare che i livelli là fossero più corposi. Cioè, tipo, roba di 2000 gemme. 1500 gemme, erano... ce ne erano parecchie, qua ce ne sono 700-800. Però il fatto è che sono tutte gemme da 1 e da 2. Dai, te scavate delle palle, me ne manca uno, raga, dai, facciamolo fuori. Che così almeno non uso più stabilità, che mi dà fastidio. Per intenderci, comunque, era quella che avevo preso, che non mi aveva dato nessun power-up. Proprio per il fatto che era relegata... allo scudo, diciamo, più che a un attacco. Occo cane. Oh, ciao. Son caduto qua. No, no, no. Che palle. Vabbè, già che ci sono, parlo un attimo con te. Ho attivato gli interruttori, mi danno il livello, per caso? Non male, se avessi avuto quelle pinne l'avrei fatto da solo. No, non mi dà niente. Ok, fermi, perché qua c'ero caduto. Hai preso Atsumi. Atsumi, oh, l'ha detto anche bene. L'avrete tipo detto Atsumi. E porca di quella merda, però che palle.
Dai! C'è veramente una cosa, ma veramente porca di quella porca di quella porca di quella... Oh, grazie. Ora, porca di quella vacca, datemi un salvataggio. Ho bisogno di un salvataggio. Non ne posso più di tornare indietro dal di là e rifarmi tutto da capo ogni... Porca di quella vacca, porca. Mi manca comunque della roba, no? Mi manca un tipo... Oh, questa è la fine del livello. Te mi devi dire qualcosa? Cioè, ho visto delle gemme dall'altra parte, ma mi manca un tipo. Grazie per l'aiuto, prego, non mi interessa un cacchio. Chi è che mi dà il reward per quello che ho fatto, scusa? Oh, io voglio essere pagato, eh. Mi devi 2 milioni. 2 milioni di euro. Che poi aspetta, perché manca... Allora, innanzitutto abbiamo una chiave e devo usarla da qualche parte. E poi manca l'altro livello segreto, credo. Aspetta, perché là l'ho visto. Ho visto il forziere, che però, se andiamo a prenderlo, mi riporta all'inizio del gioco. Quindi, vediamo di andare con calma. Togliamoci tutto quanto quello che c'è da prendere. Comprese queste gemmine del cacchio che Spark non mi prende perché è un disgraziato. Ora, il fatto è... Ah, no, che ci sono altre gemme qua. In teoria ci dovrebbe essere una livello là dentro, questi cosi. Dico in teoria, perché nell'altro era così. Che poi tra l'altro poi si sono svegliati e hanno detto: oh, mettiamoli forziere. Hai preso racchetta. Non è un nome racchetta. Però, cioè, poverini. Raga, mi manca ancora un tipo. Mi manca un tipo da bruciare e mi manca... Ma porca vacca. Ma sarà che lascia la roba a giro, veramente? Ah no, questi sono quelli che avevo già affrontato. Tra l'altro, sono rinati tutti, giusto? Oh, guardale lì. Allora, mi mancano 70 gemme. Mi manca un tipo da ammazzare e mi mancano 3 libellule. Quindi dove cacchio sono? Forza, cacciatele fuori perché veramente vi ammazzo. Vi metto le mani addosso. Ormai l'ho fatto 7 volte il giro di questo livello. Allora, c'è della roba da spegnere, ok. Brutti maledetti, me la mettete... No! No! Devo rifare tutto! Che cacchio, dai. Fuori. Allora. 3 libellule. 2 libellule. Stai zitto, Spark. Hai preso Marta. Vieni alla squadra, Marta, dai. Vol, veloce. Fammi capire una cosa. Se io vado giù di qua, arriviamo verso fine del livello. Ok. Mi manca un tipo. 16 gemme mi manca. Mi mancano 16 gemme, due tipi. Non è possibile. Un'ora e mezza. È un'ora e mezza che faccio 7 volte il giro del livello. Basta, uccidetemi. Raga, mi sa che ci sono. Ho spaccato tutto. Allora, aspetta un attimo. No, il discorso è semplice. Ho detto, mi mancano delle gemme, mi manca un tipo, mi manca il livello segreto. Dove c'è il livello segreto ci sono le gemme. Cioè, manca tutto lì. Oh, porca vacca, quanto cacchio ho girato per trovare sto livello. Poi ho detto, aspetta un attimo. C'è qualcosa che non... C'è un pezzo di muro e va a cagare Godo. C'era un pezzo di muro che non era strano. Speravo che gli int fossero un po' più facili. Il soffio di luce per attivare tutte le levette di comando e abbassare la torre dello stregone. Sì, va bene, ma non ce l'ho il soffio di luce, è elettrico. Che mi sembra di aver già fatto. Non so perché, mi ricorda qualcosa che abbiamo già fatto. Forse devo illuminare anche questi. Io provo a illuminarli tutti, non lo so, però non... Mi sembrerebbe strano. Ok, allora, questi sono andati. Ma raga, non sono... Non è un livello che avevamo già fatto. Aspetta, dove cacchio? Ah, boh. Non era un qualcosa che avevamo già fatto in passato. O mi ricordo io, cioè qualcosa del genere. Era un livello. Ok, cioè tipo quello dei... dei cerchi di grano? Nei campi di grano c'era questo livello qua? Senti la musica, tra l'altro. Sembra tipo una... Una di quelle robe anni... Boh, pubblicità anni 90. Cioè, fammi vedere un attimo. Quella là è la zona iniziale? Quindi la zona iniziale sta rimanendo accesa. Tanto lo so già, perché se cado sicuramente mi resetta tutto, no? Come quell'altro stronzo che avevo fatto l'altra volta. Sempre per l'appunto era quello dei campi di grano. C'erano delle piattaforme elettriche da attivare. Madonna, raga, madonna. Oh, mamma, ma che cacchio di colpi che mi fa venire sta roba a me, però. Io non posso vivere così. Cioè, arriva un momento in cui io schioppo. Ti prego, me ne manca uno. Aspetta, posso anche non saltare, no? Lo attivo da qua, in teoria...
No? Che? L'ultimo? Ti prego piano. Dammi, fammi vincere. Aspetta, aspetta. Sta scendendo qualcosa. Ma chi è questo? Atossico. Ma che vuoi? Ma chi sei? Boh. Vabbè, era lì. Che abilità! Non posso credere che tu l'abbia fatta in barba allo stregone. Ma era un altro doppiatore? Boh. Oh, ho finito. Hai preso Morfeo. Che non c'entra niente con lo stregone, l'elettricità e tutto, però ho vinto, no? Non provo il gioco delle piattaforme di nuovo. Grazie, me ne vado. Facciamo una cosa. Arrivo alla fine del livello, parlo con il tizio e mi dà l'ultima livellola, che è quella che ho ammazzato tutti i tipi, no? Ti prego, dammelo te, non farmi tornare all'inizio. Ti scongiuro. Grazie per il tuo aiuto. Hai perso questo? No, non l'ho perso, ma ti ringrazio lo stesso. Ok. Grazie Miki. Due cacchio di ore per sto livello, incredibile. Ma perché ci metti così tanto a fare i livelli? Ma che cacchio ne so. Basta raga, basta. Io me ne vado, per oggi è tutto. Grazie mille. Ci vediamo la prossima volta e... Aspetta. Tra l'altro, dove cacchio sta la palude miele?